Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Oggi ho cambiato un pochettino la postazione, come potete vedere nella mia facecam. Troverete, diciamo, mi vedete un pochettino più distante. È solo esclusivamente problemino della televisione. Ho cambiato televisione, ragazzi. Ho preso un 32 pollici, quindi mi occupa più spazio e magari non ho un angolo buono nel piedino che avevo prima, in una specie di piedistallino piccolino che avevo creato io. Comunque sì, ragazzi, eccoci nella beta di Titanfall, che ovviamente stavate aspettando tutti. Cosa dire? Ho fatto un paio di partite, ragazzi, l'ho giocato stamattina. Quindi il giorno, questo video lo vedete domani. Sono già a livello 14, che è il livello massimo della beta di Titanfall. Ho sbloccato tutto, quindi vi posso far vedere cosa abbiamo a disposizione in questa beta. Devo essere sincero, è molto buona come cosa. E infatti vi faccio vedere subito il pilota. Cosa abbiamo col pilota? Ovviamente questa è la customizzazione del mio pilota con questa maschera, altrimenti ovviamente c'è anche questa modalità. E poi ovviamente si può cambiare anche il genere, se farlo maschio o femmina. Io ovviamente uso sempre questa R101C carabina, questa carabina qui, che è molto buona. In quest'arma ho sbloccato quasi tutto, ragazzi, come potete vedere ho sbloccato l'Holo, l'ACOG, l'HCOG o come si chiama, AOG. Sono diversi mirini, sono veramente ottimi. Questa è l'arma che utilizzo principalmente, come vi ho detto è molto buona. E poi ovviamente sono i caricatori aumentati e il freno di bocca, comunque sia, il soppressore di fiamma. E poi ragazzi abbiamo l'anti-Titan, che sarebbe un'arma che serve per devastare, per distruggere i Titan avversari. Poi abbiamo la pistolina, che sarebbe la secondaria, le tecniche che possiamo avere, che ovviamente non ve le traduco, un casino, sarebbe... riguarda qualcosa di invisibile, che io non sono un crane in inglese. E poi ovviamente qui altre specialità, non sto a fermarmi su quelle cazzo di cose. Andiamo invece su Titan. Ovviamente il Titan è uno solo e potete cambiarli, vedete Atlas, potete mettergli le diverse armi, che sono i 40 mm, il Quad Rocket, che sarebbe il lanciarazzi con 4 colpi, e la Chain Gun, che sarebbe una specie di chainsaw gigante per questi casi di Titan. Ovviamente possiamo anche qui mettergli varie migliorie e abilità che ovviamente al vostro Titan. E lasciamo perdere, ragazzi, partiamo subito, andiamo con la play beta. E ovviamente con che cazzo cosa possiamo fare, un deathmatch. Eccoci ragazzi, siamo entrati nella partita, quindi andiamo subito a vedere. Ovviamente uso Custom Pilot 1, che sarebbe il mio, e ovviamente è sempre il Titan mio, creati da me. Questa è la partenza, saltiamo da questo cazzo di aereo. Eccoci ragazzi, allora come potete vedere questa è la mia arma. È un'arma abbastanza buona, potenziata. Proviamo subito a salire sui muri, come vi faccio vedere. Io solitamente vado sui tetti. Ok, grande zio curre, perfetto. Qui ci sono gli avversari. Allora, le modalità fungono così, ragazzi. Più o meno ci sono un paio di giocatori nostri. E poi ovviamente ci sono i computer, l'intelligenza artificiale. E sinceramente è veramente stupida. Le armi sono sempre le stesse. Spettre, ok, perfetto. Come potete vedere ci sono vari tipi di giocatori. Quindi, oh, bastardo, mi ha ucciso. E ci sono tipo 6 giocatori avversari, che sarebbero i giocatori normali come su Call of Duty. E poi ovviamente ci sono altri 6 giocatori, che dovrebbe essere la CPU, il computer, che funge da, diciamo, da, che accumula la squadra, diciamo. Oh! Ah, ecco! Ho appena ucciso due giocatori normali, ragazzi. Oh, se non muori, Cristo! Ve ne accorgerete subito degli avversari, se sono seri o meno. Perché sono veramente molto più forti, si muovono molto più velocemente gli avversari, cioè, umani. E soprattutto vi spareranno precisi, non come i bot che fanno veramente cagare. Infatti non capisco l'utilità di mettere i bot in questa partita. Però ragazzi, cosa ci volete fare? Cioè, è da fare. Ok, abbiamo ucciso un grunt. Cristo! Scappiamo. Ah, c'è sicuramente il tipo. Chiamiamo il Titanfall, il Titan, ragazzi, ve lo faccio vedere ora. Eccolo qui, ragazzi. Dove cazzo è il Titan? Non so neanche dove mi chiassi. Eccolo lì. Lo vedete lì? C'è cosa che raffigura il Titan. Noi andiamo a prenderlo. Oh Cristo. Oh, entriamo! Col cazzo che mi uccidi, pezzo di merda!
Bravo, io ho fatto già questo, ragazzi. Bastardo! Io, ragazzi, non sono il meglio col Titan, però diciamo che me la cavicchio. In più, ovviamente, se me ne arrivano due... Vai via! Grande! Mi sono salvato il culo. Allora, questa è l'arma per distruggere il Titan, più o meno. Cioè, lo danneggia molto. Aspetta, adesso si è messo la barriera. Ok, c'è il mio compagno che lo sta sparando. La cosa vale per me, dovrò sparargli altri di questi caso di dardi. Dardi cattivi. Distruggi. Oh Cristo! Oh Cristo! Scappa via! Grande! Grande. Oh cazzo! Bastardo! Se n'è scappato! Comunque il consiglio che vi do io come giocatore, e avendoci giocato un pochettino di più, magari chi ha da poco la beta, che non ce l'ha ancora. Che cazzo, sempre là dietro! È di stare sui tetti. Perché, ragazzi? Perché dai tetti potete vedere qualsiasi vostro nemico che vi attacchi, che vi può attaccare sia dalle spalle che dall'avanti. In realtà questa volta ho fatto un fail assurdo perché mi hanno ucciso da dietro. Però ragazzi, fidatevi di me. Poter stare davanti con poter stare sui tetti vi dà un grandissimo aiuto. Il gioco è molto bellino, molto frenetico, e questa cosa mi fa veramente piacere, ragazzi. Veramente molto piacere. Olè! Ci sono varie entrate sul Titan ed è veramente che questa è una figata. Minta, brutto stronzo! Yeeey! Brutta testa di minchius! Allora, qui c'è un altro... No, questo è... Cristo, ma dammi in parte questi cazzo di nemici! Puttana, vabbè via! Cazzo, mi stavano per uccidere, raga. Ma non è che mi sono messo anche visibile. Allora, qui c'è un Titan mio. Ok, qui non c'è nessuno. Come al solito dobbiamo controllare qui. Non c'è nessuno. Allora, qui vedete anche le kill. Adesso vi faccio vedere le kill. Ho fatto 4 kill agli umani, 0 kill ai Titan, 13 kill ai bot e 2 morti, ovviamente. Vi avviso subito che qui morirete molte poche volte. Ok, ho ucciso un altro umano. Grande. La cosa più difficile è ovviamente buttare giù il bot. Quella è proprio la cosa più difficile. Il bot, ragazzi, i Titan, scusatemi. Sono veramente forti, molto forti. Infatti destano molti dei vostri colpi. Tipo questo. Sì, questo non proprio. Non diciamo cazzate. Con quello li faccio il graffio. Tipo questi qua, ce ne vogliono almeno 4, ragazzi, almeno. Io li lancio, perché è giusto che anche qualche danno devo farglielo anche io. Vai. Ok, chiamiamo il Titan, ragazzi. Vi posso far vedere anche il Titan come funziona anche di copertura. I suoni sono fatti veramente bene. Mi piacciono molto i suoni, sono divertenti. Lo mettete da combattimento abbassando la levetta, la crocetta analogica, cioè la crocetta direzionale. E lo potete utilizzare magari come, diciamo, scorta. È veramente utile. È veramente il gioco, devo essere sincero, è veramente positivo. Il mio aspetto, la mia visione di questo gioco, devo essere sincero, è veramente positiva. Un gioco spettacolare da tutti i punti di vista. È un mix, ragazzi, tra Halo 4, diciamo, come personaggi, come tutte, e Crysis 3, Crysis in generale, Call of Duty e Battlefield. Questo è secondo me il mix perfetto di un gioco che alla fine sbalordirà tutta la critica. Io sinceramente ne sono rimasto sbalordito già dalla beta, e la beta, ragazzi, non è niente di speciale. Figuriamoci il gioco completo cosa sarà. Cioè, da farsi le seghe tutte le notti grazie a questo gioco. No, scherzo, anzi, più che farvi le seghe è proprio il contrario. Rimarrete incollati a questo gioco perché vi piacerà talmente tanto che non resisterete, ci rimarrete ore attaccati. Io, ragazzi, veramente ne sono rimasto sbalordito. Proprio sbalordito, non l'avrei mai detto, vi giuro, non l'avrei mai detto che un gioco mi potesse piacere da subito. Poi detto, oh, ragazzi, ho distrutto anche un Titan. Quello sta autodistruggendo, ok, eccolo qui. Allora, non vedo nessuno, vedo lì. Sono storto come poche volte. Non ho ucciso neanche lo spettro. Non c'è nessuno. Allora, un altro Titan è arrivato. Io salgo sul tetto ancora!
dobbiamo scappare ora, ragazzi. Com'è? Non ce l'abbiamo fatta a battere questi stronzi. Dobbiamo scappare. Allora, se scappiamo, bene. Se non scappiamo, vammo. Grande, ho ucciso un umano che ci accumula sempre punti. Ok, headshot bitch. Headshot bitch, mi stanno per inculare. Vaffanculo, ne ho ucciso un altro. Scappa via, scappa via, scappa via. È qui su, sì. Enemy pilot presence evac point reach. Cristo, non riesce a salire. Securing area from enemy forces. Mettiamoci invisibili. Ah, è possibile anche mettersi invisibili, ovviamente. Tipo Halo. Dai, 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 che cazzo, non riesco a scappare. Mi lasciano qui. No, mi hanno ucciso, che palle. Ma vaffanculo. Dai, dai, dai. E ormai è finita la partita, ragazzi, vedete. Sono i due Titan, se non riusciamo a prendere la nave, diciamo che non finisce il gioco, altrimenti finisce che noi moriamo di giù. No, infatti non ho capito questo finale, ragazzi, che dobbiamo scappare con la nave, con la navicella, e la squadra che ovviamente ha perso, e se scappiamo, perdiamo, cioè, se scappiamo, perdiamo, e se non scappiamo la stessa cosa, perdiamo, non ho capito sta cosa. Cosa serve far scappare con la navicella? Boh, magari per non accumulare altre kill, boh. Non lo so, ragazzi. Comunque sia, questa era una partita molto veloce. Spero che vi sia piaciuta. Ne avrete sicuramente delle altre, magari che con qualche altra modalità. Io esco ora perché altrimenti qua mi continuo a giocare e mi parte un'altra partita, anche se c'è un minuto e mezzo di, diciamo, di intermezzo. E niente, ragazzi, spero che il gioco vi sia piaciuto, che anche il video vi sia piaciuto. Spero che molti di voi abbiano la betta. Chi non ha la betta me lo scriva giù nei commenti, magari ve la posso procurare, vi posso procurare qualche codice, non è un problema. O altrimenti, se siete veramente in tanti a chiedermi il codice, magari faccio un contest per darvi questa cacchio di betta. Perché a me me ne sono arrivate veramente tante, ne avevo tipo 8 o 9. Ne ho già dato un paio ai miei amici e giustamente volevo darne anche a voi perché se riesco, cioè, se ne ho, ve le do che a me non servono un cazzo, altrimenti alla fine finiscono per scadere, non servirebbero a nulla. E ovviamente poi vi serve anche a voi per testare Titan, forse vi potrebbe piacere e non acquistarlo magari come un'incognita. Quindi ragazzi, da Curonautite è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato e noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!